Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Benvenuti e grazie per essere qui oggi. Io sono Lucia Santucci e mi occupo di formazione in camera arbitrale insieme a Carlo Riccardi, al quale darò la parola tra poco. Come sapete, in camera arbitrale, la formazione non si è fermata. Ma stiamo continuando a proporla online attraverso questa formula dei webinar. Infatti, quello di oggi è il nostro quarto webinar delle ultime settimane. Ne avremo un altro settimana prossima con il nostro direttore Stefano Azzali sulla redazione della clausola arbitrale. Oggi invece vi presentiamo il libro Il diavolo mi accarezza i capelli di Adolfo Ceretti e Nicola Nisivoccia. Lo faremo sotto forma di un'intervista, quindi porremo molte domande agli autori. Se anche voi avete delle domande, potete porle a me direttamente nella chat, anche durante la presentazione. Ovviamente nel momento in cui ricevessimo 8.000 domande dovremmo selezionarne solo alcune per ovvi motivi di tempo e le porremo ai relatori alla fine dell'intervista. Alcune indicazioni di carattere tecnico, come era segnalato nella slide iniziale, vi chiediamo di disattivare sia il vostro audio che il vostro video, così da poter fruire al meglio del webinar. Lascio quindi la parola a Carlo Riccardi, che è responsabile della formazione di camera arbitrale, e vi auguro buon webinar. Grazie Lucia, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno ad Adolfo e a Nicolò. Chiedo a chi non l'ha ancora fatto, anch'io, oltre a quello che ha già detto Lucia, chiedo a chi non l'ha ancora fatto di eliminare il microfono, quindi l'audio e il video proprio per una questione tecnica. Allora, oggi continuiamo, come diceva Lucia, a presentare questa. Continuiamo questi webinar. Scusate, vi chiedo, Emma Tulli, Claudia Bruscaglioni, puoi tirare via il video per piacere, perché altrimenti facciamo un po' fatica. Elimina il video se puoi, grazie. Allora, dicevo, continua questa serie di webinar che stiamo proponendo in questo tempo sospeso, insomma, che ci vede un po' tutti lontani fisicamente. Oggi presentiamo un libro che è un po', diciamo, che tratta argomenti un po' diversi da quelli che sono propri della Camera Arbitrale, ma lo facciamo perché ovviamente parlo e sono di parte, però è un libro interessante e soprattutto è scritto da due amici, sia personali che due amici della Camera Arbitrale, in quanto sono già stati nostri ospiti nel fare formazioni sia legate all'ambito della mediazione civile e commerciale, sia per l'arbitrato. Presentiamo questo libro, questo proprio, tenetevelo a mente, e se i corrieri consegnano ancora, è il momento di farselo consegnare e di poterlo leggere. Quindi grazie ad Adolfo e grazie a Nicolò. Vi invito ad aprire i vostri microfoni in modo tale che possiamo iniziare a dialogare. Io volevo partire chiedendo, prima inquadro i due autori. Mi stavo dimenticando questa cosa perché ci conosciamo noi da tanti anni, ma magari qualcuno che è in linea non li conosce così bene. Adolfo Ceretti, criminologo, appunto, insegna criminologia all'Università Bicocca, oltre, insomma, tra le tante cose, è anche il coordinatore scientifico dell'Ufficio per la giustizia riparativa e mediazione del Comune di Milano. Nicola Nisivoccia, avvocato e scrittore. Adolfo è anche uno dei massimi esperti di giustizia riparativa, di cui accenneremo poi nel corso di questa presentazione. Volevo partire, siccome questo libro, la lettura di questo libro ci mette di fronte anche a momenti che nella tua vita, Adolfo, quindi mi rivolgo prima a te, sono significativi. Ci sono dei passaggi della vita, sia personale che professionale, che sembrano appunto decisivi in tutto questo percorso che arriva ad oggi. E ti propongo questa prima immagine. Oggi siamo al 27 marzo 2020. Un po' di anni fa, il 19 marzo 1980, in un'università statale veniva ucciso Guido Galli. Cosa ti resta di questa sua lezione?
Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Grazie Carlo, grazie Lucia di questo invito, grazie alla Camera Arbitrale perché è un momento importante per Nicolò, per me, di condivisione di un lavoro che ci ha uniti per più di 2 anni a un tavolo. Guido Galli innanzitutto è stato un grande maestro di vita e un esempio. Io lo ricordo come il mio docente di criminologia, la persona che ha aperto nella mia vita lo sguardo su temi e su parole che non conoscevo e che sono diventate decisive. Politica criminale, per esempio, è una di queste espressioni. Galli era un magistrato, all'epoca si poteva esercitare la doppia professione, e mentre ci insegnava con una parola magistrale i rudimenti della criminologia, ha firmato quella che allora veniva definita una sentenza di rinvio a giudizio, non un'ordinanza, una sentenza di rinvio a giudizio attraverso la quale rinviava appunto Corrado Alunni e altre persone di un gruppo armato a processo. E 3 giorni prima della sua uccisione per mano di 3 persone che hanno appartenuto, che appartenevano al gruppo armato di prima linea, io lo incontrai per definire i primi capitoli della tesi. E non lo rividi mai più, naturalmente. Quello che voglio sottolineare e che dà appunto anche una traiettoria al libro che abbiamo scritto è il fatto che la mia biografia mi ha messo poi a contatto con la persona che materialmente uccise Guido Galli, perché tutta la mia vita professionale è un rimbalzare tra chi il male l'ha commesso e chi il male l'ha subito. E per chiudere sulla figura di Guido Galli, ho avuto l'onore qualche anno fa di partecipare a una sorta di orazione laica in tribunale che ne celebrava la figura e in quell'occasione ebbi modo proprio di esprimere, e nel libro lo riportiamo, tutto il cioè, l'aura che quell'uomo sapeva recare con sé. E diciamo quindi Guido Galli come portatore anche di una criminologia sussurrata, no? Mentre negli ultimi anni abbiamo assistito un po' a una criminologia che è diventata famosa, diciamo così, dopo essere stata un po' sdoganata dalla televisione. Non tutti i criminologi però accettano ovviamente di andare in televisione a parlare e condividere le loro idee. E tu come hai deciso di diventare criminologo? Se ne parla un po' nel libro, no? Però ecco, cosa ci puoi dire rispetto a questo passaggio anche qui decisivo? Perché diventare criminologi non è una scelta così usuale, tranne appunto negli ultimi anni in cui sembra che tutti siamo diventati un paese anche di criminologi. Sì, beh, certamente non lo nacqui. usando proprio il linguaggio che appartiene a questo libro e appartiene poi alla mia vita professionale, non solo alla mia, ma quella di altre persone che forse ci stanno seguendo, proprio la figura di Galli, insieme a quella di altri docenti, è entrata nel mio parlamento interiore e nel mio dialogo, nel dialogo che con me stesso avevo iniziato in quegli anni, chiedendomi, attraverso la laurea in giurisprudenza, chi volevo davvero essere. E gli
gli episodi di quegli anni mi avevano segnato nel corpo, scuotendomelo e nella mia mente, sussurrandomi appunto che il mio posto era proprio quello di mettermi nella scia di chi aveva il desiderio di capire, di comprendere la complessità di quello che, con una parola diciamo non scientifica, ma che evoca molto bene tutti i temi di cui stiamo parlando, la parola è il male, ecco, da dove viene il male e soprattutto anche dove va a terminare, dove va a finire, dove che cosa produce in chi lo commette e quali sono i resti che lascia in chi lo subisce. E lì è nata la grande domanda. Nicolò, arrivo a te, siamo entrambi, Adolfo ha appena usato una parola, diciamo, che oltre che è la parola scia, entrare in scia, no? Noi siamo entrambi e te appassionati di ciclismo e noi evoca subito l'immagine della preparazione di una volata, quindi dell'avvicinarsi all'altro, mettersi in scia. Come descriveresti a qualcuno che non ne ha mai conosciuto uno, un criminologo? Certo, tu hai avuto la fortuna di stare vicino al migliore, di essere vicino al milione, insomma, quindi è facile magari la risposta, però ecco, come descriveresti questa figura del criminologo? Allora, ciao, intanto buongiorno a tutti, anche da parte mia, ma come lo descriverei? A me intanto questa domanda, quando io mi sono iscritto a giurisprudenza, io ho fatto giurisprudenza, sono un avvocato, quindi per forza di cose ho studiato legge, però mi ero iscritto senza una grande convinzione. Fra le materie che più mi affascinavano all'epoca, anche se poi i criminologi sono diventati molto di moda più tardi, però a quell'epoca la criminologia era una delle materie che mi attiravano di più, anche se avevo nei suoi confronti una forma di attrazione molto, molto vaga, molto confusa, che nasceva da suggestioni a loro volta molto confuse, molto indistinte, confuse una nell'altra. Non so, i romanzi di Lovecraft o i fumetti di Dylan Dog, di cui a quell'epoca ero un accanito lettore. A quell'epoca penso che avrei descritto un criminologo esattamente così, cioè come un indagatore dell'incubo, che è il modo in cui Dylan Dog definisce se stesso, il suo biglietto da visita, no? Un indagatore dell'incubo. Oggi, tutto sommato, non sono molto lontano da quella definizione, con molta più cognizione di causa, ecco, molta vita dopo, molti anni dopo, molte letture dopo, però tutto sommato mi rendo conto che la definizione che oggi potrei dare del criminologo, a parte gli scherzi, assomiglia abbastanza a quell'immagine e corrisponde all'immagine, al modo in cui Adolfo intende la criminologia. Ecco, diceva Adolfo che abbiamo lavorato allo stesso tavolo per 2 anni, ci siamo veramente molto fusi l'uno nell'altro in questi 2 anni. Io, ecco, prendo il modo in cui lui intende la criminologia. C'è un passaggio nel libro in cui lo dice molto chiaramente, dice che diciamo che a lui non interessa tanto indagare le cause e gli effetti del crimine, quanto indagare il modo in cui si diventa delinquenti, in cui si commette la violenza, indagare il modo in cui chi commette, chi agisce la violenza, chi delinque, riesca a rendere coerente il proprio comportamento con la narrazione di sé e della propria vita. Allora, al di là di descrizioni più approfondite, ci sono anche queste nel libro, perché la criminologia è un arcipelago molto, molto vasto, molto, molto frammentato, esistono molti modi di fare, di essere criminologi, però probabilmente appunto lo descriverei così oggi, cioè il criminologo è una persona, uno studioso che indaga il modo in cui la violenza viene agita, in cui il male viene agito,
però senza giudicarlo quel male, senza rifiutarlo, senza mettersene al di fuori. Torno un altro passaggio, dico solo questo, c'è un altro passaggio nel libro molto importante, secondo me, in cui diciamo esistono molti, non esiste una cesura così netta fra il mondo, anzi il cosmo dei comportamenti violenti e quelli dei comportamenti non violenti, esiste anzi una zona di ambiguità, di confusione, e questo è il motivo per cui appunto in un certo senso quella cosa lì, quel male, i comportamenti violenti ci riguardano tutti ed è il motivo per cui non ce ne si deve mettere al di fuori. Tornerò prestissimo su questo tema del male, del fatto che un po' questo, appunto, questo male riguardi un po' tutti noi. Prima però volevo sempre chiedere a te un po' che cosa hai pensato, cioè nel momento in cui per la prima volta hai accettato di contribuire a scrivere questo libro, insomma, e di accettare questa vicinanza con queste storie, con Adolfo e con la sua vita. Ho pensato che avremmo potuto intonarci bene. Questo libro ha una storia che lo precede, viene da lontano, nel senso che Adolfo e io stavamo pensando di fare qualcosa insieme da molto tempo e stavamo ragionando su un tema, su un argomento che potesse riguardarci entrambi senza appartenere del tutto né all'uno né all'altro. Poi Luca Formentone, saggiatore, ha chiesto ad Adolfo di scrivere un libro sulla sua vita. In realtà da tempo glielo stava chiedendo, comunque a un certo punto glielo ha chiesto più insistentemente. Adolfo l'ha proposto a me e io ho accettato quasi subito per la stima enorme verso Adolfo, per l'affetto antico e altrettanto enorme, perché sapevo che avremmo attraversato temi, argomenti che interessano molto anche a me, che riguardano anche me, dalla giustizia riparativa, che è un po' uno dei fili conduttori di questo libro, agli anni del terrorismo, un po' perché la scrittura, che a me piace molto e che pratico da sempre, anche se sono un avvocato, scrivo da sempre, si sarebbe intrecciata con una forma di lavoro sulla psiche, che è un'altra cosa che di psicoanalisi quasi, che è un'altra cosa che mi interessa. E mi piace molto, e non a caso, perché sono cose molto legate una all'altra, la scrittura e la psicanalisi. E questo libro, nella prima fase del suo processo costruttivo, soprattutto, è stato questo, un ascolto quasi psicoanalitico, durato 3 stagioni. Un autunno, un inverno e una primavera. E un lungo ascolto, e la fase di scrittura è venuta poi soltanto dopo, quando si è trattato di dare un corpo. Un ritmo, una musica, tutte queste parole, questi silenzi che erano scaturiti da quelle 3 stagioni. E alla fine quell'intuizione originaria si è rivelata giusta, perché ci siamo intonati molto bene, secondo me, e non era affatto scontato. Tanto più che nella fase di scrittura c'erano 2 elementi di difficoltà. Il primo era il fatto che Adolfo mi aveva raccontato delle cose anche molto intime di se stesso, ed è molto difficile scrivere di una vita quanto più si raccontano cose intime, credo. E un altro po', un'altra cosa è che l'editore ci aveva chiesto di scrivere in prima persona, la prima persona era quella di Adolfo, quindi dal punto di vista della scrittura, per quanto mi riguardava, si trattava di scrivere una specie di biografia in prima persona. Lo dico sempre, c'è questa immagine, la famosa frase di Rimbaud, io e un altro, ecco, si trattava di scrivere assumendo il io di Adolfo, che è un io complicato, io lo definisco polifonico e divagante. E però appunto direi che ci siamo intonati molto bene anche in tutte le fasi del processo costruttivo di questo libro. Oltre alla sostanza, ovviamente questo libro colpisce anche per avere un titolo che è assolutamente meraviglioso, no? Un titolo che nasce all'interno di un contesto che appunto ben conosciamo e che è caro a molte persone, a me compreso, e molte persone che stanno seguendo questo webinar.
Il diavolo mi accarezza i capelli, quindi io volevo chiedere ad Adolfo, un po' tornando a questo tema del male che riguarda un po' tutti, se il diavolo i capelli li accarezza un po' a tutti noi o se qualcuno ne è immune. Credo che basti leggere la fine del prologo per avere una risposta esaustiva a questa bellissima domanda. E naturalmente sì, nel senso che nessuno è immune dal male. E forse la preghiera più nota a tutti finisce proprio con un'invocazione, ma liberaci dal male. E liberaci dal male significa che io la dimensione del male, anche al di là di quello che abbiamo scritto nel libro, la definirei proprio come una possibilità di dialogo continua in relazione a delle istanze della vita che ci vengono incontro senza sosta. E nel dialogo che noi instauriamo con noi stessi, bene e male continuano a confondersi sul piano simbolico, sul piano culturale, sul piano quello che è che sono delle proiezioni che noi facciamo sui corpi degli altri. E questa dimensione ha a che fare ed è orientata tantissimo dalle esperienze che abbiamo avuto, ma siamo sempre noi che abbiamo una cabina di regia che filtra gli insegnamenti che abbiamo ricevuto da quelli che, come interazionista simbolico, definisco gli altri significativi, i nostri altri significativi. E lì, in ogni momento, ci viene incontro o ci scontriamo con la questione del bene e con la questione del male. E quindi diciamo che è una riflessione ininterrotta che chiede ogni volta una fatica enorme per dirci chi desideriamo essere in relazione anche delle scelte molto banali della vita quotidiana, perché non dobbiamo certo pensare che tutto questo riguardi soltanto temi esistenziali decisivi. Sono anche gli sguardi, sono situazioni dove noi possiamo esercitare un po' di dominio, per esempio in un contesto accademico dove tu sei il professore e un'altra persona è un allievo. Faccio una confessione a voi, a tutti, nel senso che io sono un feticista. Sono un feticista dei titoli, nel senso che il vostro è un titolo, come dicevo, secondo me bellissimo. Ce ne sono altri due libri che trattano del tema della criminologia che mi hanno sempre affascinato rispetto ai loro titoli. Uno è quello di Robert Simon, I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno, titolo secondo me anche qui geniale. Ce n'è un altro però che è un vecchio titolo scritto dal professor Ponti, altro criminologo importante nel panorama italiano e da Fornari, Il fascino del male. Io volevo chiedere a Nicolò come descriveresti tu il fascino del male, ritenendo almeno io che il male abbia un fascino enorme. Beh, lo descriverei a partire proprio da quello che dicevo prima, su quella zona di ambiguità e di contatto e di confusione tra
i due mondi, i due cosmi dei comportamenti violenti e dei comportamenti non violenti. Perché accettare l'idea di questa confusione fra i due cosmi significa anche accettare l'idea che indagare sul cosmo di un attore violento significa indagare in qualche modo anche su se stessi, sul proprio cosmo. Quindi al di là di qualunque fascinazione morbosa nei confronti rispetto al male in se stesso, il male è affascinante, ci affascina proprio perché, anche senza nessun tipo di retorica, anche perché appunto ci riguarda tutti, perché spesso ci separa un soffio dal commetterlo, anche se non vogliamo ammetterlo, non abbiamo il coraggio di ammetterlo, magari l'abbiamo anche compiuto il male o potremmo commetterlo. Guarda, ho qua di fianco a me alcuni libri che sto leggendo in questi giorni. Ce n'è uno bellissimo dove ho sottolineato delle cose di Luca Doninelli, che si chiama Fa che questa strada non finisca mai, che è un libricino, perché è molto breve, sulla storia, sul rapporto tra Giuda e Gesù, raccontato dal punto di vista di Giuda. E a un certo punto, anche rispetto a quella tua suggestione, quell'evocazione, il titolo I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno, a un certo punto Giuda, l'ho sottolineata questa parte, dice queste tre righe: tutti voi conoscete meglio di me come può diventare cattivo un uomo quando, anche senza motivo, nasca in lui il sospetto di essere stato raggirato, di essere vittima di un'ingiustizia, e non importa sapere quale ingiustizia. Questo per dire appunto che il male è una tentazione. È una tentazione che riguarda tutti, ed è questo, secondo me, a renderlo così affascinante. Adolfo, io prendo questo tema ancora del fascino del male e te lo propongo, diciamo, sotto forma appunto non solo di un corpo che tu hai incontrato, ma semplicemente di un nome e un cognome: Renato Valanzasca. Abbiamo incontrato Carlo, perché è stato, abbiamo condiviso decine di ore con Renato Valanzasca, e credo che le parole più incisive su Valanzasca le abbia scritte un grande giornalista, che lo ha definito bandito onesto. Che cosa significa l'onestà in chi impersonifica nell'immaginario collettivo, soprattutto vabbè, di chi non è giovanissimo, un uomo che credo che si sia preso, non so, 4 ergastoli, 5 ergastoli, più 350 anni di carcere, che è stato condannato per avere decapitato un suo nemico, una persona che l'ha tradito, e aver giocato a calcio con la testa di questa persona. Il fatto credo che tu, Carlo, lo condivida, il fatto che ci siamo trovati di fronte a una persona che, a differenza di molti altri detenuti, non ha mai fatto nulla mentre parlava con noi in relazione a un possibile beneficio che avrebbe potuto ottenere manipolandoci, visto che è il re della manipolazione. È una persona capace, nel giro di 5 secondi,
di sedurti con delle battute, con uno sguardo, con delle modalità che raramente ho incontrato in altre persone, di compiacerti o di farti sentire come qualcuno che conta. Ed è lì che abbiamo trovato appunto l'autenticità dietro tutte queste maschere al mito che indubbiamente lui incarna e che del quale non sa liberarsi, non vuole, non può neanche liberarsi, ma la consapevolezza che appunto in tutti questi anni e comunque nel lavoro che noi abbiamo fatto ha saputo raggiungere una parte di sé che è un nocciolo che oltrepassa tutti questi livelli e che gli ha permesso di partecipare a un incontro che poi abbiamo organizzato, dove c'era anche Cristiana Rossi, che forse oggi è collegata, con una vittima specifica di cui ovviamente non facciamo un nome. Vittima specifica significa vittima di altri delitti che non sono stati analoghi a quelli che lui ha commesso, ma che non sono delitti commessi direttamente da lui, e dove ha potuto finalmente incontrare l'altro, che è un'espressione che io credo che sia stata sconosciuta fino a lui come categoria proprio, perché l'altro o era inglobato o era espulso, o era un amico o era un nemico, e c'è stato un cammino lentissimo che ha fatto, non so di quanto si sia spostato, ma si è spostato. E a 70 anni, dopo 40 anni di carcere, io veramente mi auguro che sia arrivato anche per lui il momento di provare a vivere una vita là fuori. Proprio rispetto a queste parole, insomma, e a questo percorso che ci ha visti insieme in questi incontri, no? Dalla lettura del libro ci dite anche una cosa, cioè si percepisce la necessità di vedere le cose da vicino, al di là di quelle che sono o sembrano essere gli stereotipi ormai conclamati rispetto anche a delle persone, rispetto anche per esempio a questo nome e cognome di cui abbiamo appena parlato. Vedere le cose da vicino nella loro realtà ordinaria. Ci ricordate, in un passaggio del libro, che una cosa è leggere il dispositivo di una sentenza di condanna, un'altra è un fascio di luce o un cono d'ombra visti con i propri occhi dentro una gabbia. Adolfo, chiedo a te che cosa cambia rispetto a questa differente visione. Sì, questo non so se ci sono persone molto giovani che stanno ascoltando, però credo che per tutti e tutte le persone che siano presenti, quel capitolo in cui con Nicolò avevamo originariamente intitolato Le parole e le cose, rifacendoci all'opera di Foucault. È inimmaginabile la distanza che c'è tra il dispositivo di una sentenza di condanna e il corpo di un condannato dentro una gabbia. E noi descriviamo soprattutto, la prima volta in cui io sono seduto su uno scranno al Tribunale di Sorveglianza, ed erano anni, epici e mitici, non perché questi assoluti debbano necessariamente albergare ogni volta nei discorsi, ma perché non dimentichiamoci che la metà degli anni 80 sono gli anni in cui entra in vigore la legge Gozzini, nell'86, e in cui molti responsabili della lotta armata iniziano a
con le loro istanze al tribunale di sorveglianza, di semilibertà o di liberazione condizionale, eccetera, eccetera. Ecco, e lì arrivano per la prima volta da una posizione, diciamo, one up, dalla in cima vedo il corpo di un condannato. E forse, non lo so se anche Nicolò è d'accordo, però le pagine più belle di questo libro sono proprio quelle che riguardano le mani di una persona che è condannata, un ex appartenente a un gruppo della lotta armata. E citiamo addirittura Caravaggio, poi c'è una serie di sincronicità straordinarie, perché questo quadro di Caravaggio, lasciamo un po' di suspense per chi non ha ancora letto il libro che citiamo, mentre lo citavo io mi sono reso conto che nello studio di Nicolò era appesa una cartolina con quel quadro, e c'è una luce in quel quadro che non arriva dalla finestra ma che illumina le mani. Molti di voi avranno già capito di che quadro si tratta, perché è il momento della vocazione di una persona. E in questo libro descriviamo le mani che io ricordo perfettamente di quest'uomo che veniva a chiedere un'istanza importante, la liberazione condizionale, e teneva in mano una lettera, che è una copia della lettera che aveva inviato a una vittima, cioè alla moglie di una delle vittime del suo gruppo armato. E queste mani parlano molto più del dispositivo della sentenza che lo aveva condannato. Certo, il dispositivo della sentenza è irrinunciabile, e noi non possiamo vivere in una società dove non c'è quella giustizia, ma come sapete per noi sono importanti i discorsi, cioè la formula et e non out, e quindi al dispositivo della sentenza si unisce, occorre guardare il fascio di luce che arrivava su quelle mani per capire che cos'è la giustizia nel suo complesso, nella sua dimensione umana, nella sua dimensione più trascendente, nella sua dimensione relazionale e nella sua dimensione naturalmente formale. Nicolò, in questo libro comunque è evidente che voi incontrate l'essere umano un po' in tutte le sue dimensioni, no? E ti voglio proporre una riflessione di un autore che tu conosci, anche se conoscere se stessi forse è la cosa più difficile che siamo chiamati a fare. Quindi ti chiedo una riflessione, chiedo a Nicolò Nisivoccia una riflessione su Nicolò Nisivoccia. Scrivi in un tuo testo sulla fragilità, la fragilità di ogni cosa, perché tutto, sempre, può crollare, da un momento all'altro. Tutto può venire giù, sempre, l'uomo e le sue fragilità. Sì, questa frase, questo frammento è tratto da questo libretto sulla fragilità. In effetti conoscersi e parlare di sé non è o delle cose che si pensa, che si sono scritte, non è semplicissimo, ma comunque sia, quello che volevo dire lì, ammesso che poi volessi veramente dire qualcosa, nel senso che, a parte gli scherzi, quello è un libretto di frammenti poetici. E io sono abbastanza convinto, sono contrario, diciamo così, alla spiegazione razionale, programmatica di tutto ciò che ha a che fare con la poesia. Nel senso che molto spesso la poesia
ha un senso proprio in se stessa, cioè nel proprio ritmo, nella propria musicalità, nella musica. Però se volevo dire qualcosa, quello che volevo dire era proprio questo, cioè che il male, la fragilità ci riguarda tutti, stavo dicendo il male perché anche il male, ma anche la fragilità ci riguarda tutti, appunto. Nessuno può dirsi estraneo alla fragilità, nessuno può dirsi immune rispetto alla fragilità. E appunto da qui nasce quel frammento, no? Tutto può crollare, può venire giù sempre. Ma poi in quel libretto io cerco di declinare, di far esplodere la fragilità in tutte le sue possibili declinazioni umane, sociali, politiche, giuridiche, psicoanalitiche. E la fragilità è anche un valore. Questa è l'altra faccia della medaglia che vorrei che emergesse da quel libretto. È anche un valore, come insegna per esempio un autore che Adolfo e io amiamo tantissimo entrambi, e anche tu Carlo, credo, che è Eugenio Borgna, e la sua psichiatria gentile, come lui stesso la chiama, appunto insegna questo, che la fragilità è anche un valore. Ci sono alcuni frammenti che ho scritto in quel libretto che lo testimoniano, lo vogliono esprimere proprio espressamente. A un certo punto dico la fragilità come salvezza dalla supponenza, dall'arroganza, dall'eccessiva sicurezza di sé, o la fragilità come consapevolezza dei propri limiti, la fragilità come fonte di immedesimazione nella fragilità altrui e la fragilità che nasce dall'immedesimazione nella fragilità altrui. Per cui ci sono sempre questi due aspetti, due facce della medaglia della fragilità. Da una parte appunto l'idea che tutto possa crollare, e lo vediamo proprio in questi giorni, quanto siamo fragili, e dall'altra parte però la fragilità come risorsa, appunto, come risorsa umana, sociale, politica. Ho preso spunto da queste tue parole proprio per cercare anche di fare un parallelo che forse è azzardato, ma il tuo lapsus tra fragilità e male invece mi conforta, no? Cioè comunque il fatto che al di là di tutto Adolfo, insomma comunque chiunque abbia a che fare con questi temi incontra delle storie anche di fragilità, no? Storie di uomini che il giorno prima erano medici, direttori di banca, insomma, mi sto riferendo a persone appunto che nel mio immaginario significano qualcosa, no? Quindi nei miei ricordi significano qualcosa, che fino al giorno prima erano persone definite come normali, quindi integre, ma che si rompono, no? C'è quell'attimo di fragilità che, al di là di tutte le analisi criminologiche che si possono fare, rompono un attimo un equilibrio. Quindi in quel momento di fragilità succede quel qualcosa che poi si tramuta anche in un agito delittuoso. E chiedo sempre a te, Nicolò, tra le storie che avete incontrato di fragilità sostanzialmente di uomini, quale ti ha colpito di più e perché? Brevemente, non senza voler fare grandi discorsi, ma mi interesserebbe proprio questo punto. No, intanto è giustissimo parlare di storie, per prima cosa, perché questo è un libro non di casi, non è un libro di casi, è un libro di storie di uomini e donne, di storie umane, ci sono molti racconti. Fra le tante storie che di cui si parla, forse io sono molto affezionato alla storia di Maurizio Azzolini. Parliamo di lui in due pagine, una pagina o due, e parliamo di lui a partire dalla sua giovinezza. Diciamo esattamente così, se non mi sbaglio, la sua giovinezza che risulta inscritta in alcuni celebri fotogrammi che rappresentano nell'immaginario collettivo anche simbolicamente gli anni di piombo. Sono quelle foto che ritraggono Maurizio insieme in un gruppo di adolescenti in una strada di Milano, Via De Amicis. Era il 14 maggio del 1977. E quel giorno, nel corso di
quel giorno venne ucciso un uomo, il vicebrigadiere Antonio Custra. Poi i processi negli anni successivi hanno accertato che il colpo che aveva ucciso, il proiettile che aveva ucciso Antonio Custra, non era stato sparato dalla pistola di Maurizio, ma Maurizio è stato comunque condannato, venne condannato a molti anni di reclusione, che in parte scontò in carcere, in parte scontò in libertà condizionale. Ma non è un caso che partiamo proprio da lì, da quel pomeriggio della sua giovinezza, a parlare di Maurizio, perché Maurizio è sempre rimasto attaccato a quel pomeriggio della sua giovinezza, nel senso che quella è rimasta, anche giustamente, la ferita, il peso della sua vita, che lui ha elaborato, ha alleviato, ha cercato di alleviare in qualche modo attraverso l'impegno sociale, a parte il fatto che anche Maurizio lavora nella giustizia riparativa. Ma poi il suo impegno sociale ha preso forma, si è tramutato nel suo lavoro di educatore, prima presso il servizio educativo adolescenti del Comune di Milano, poi in altre forme. Oggi è direttore generale di un luogo, di una istituzione benemerita, qual è la Casa della Carità di Don Colmegna, di cui pure parliamo più volte nel libro. Ed ecco, fra tutte scelgo questa storia, se devo sceglierne una, perché è una storia molto, molto importante, secondo me, molto bella, anche se mi rendo conto che bella è una parola sbagliata, ma la adopero, ecco, dentro il dramma che questa storia incarna e rappresenta e richiama, è comunque una storia molto, molto importante. Grazie, perché appunto questa storia appartiene anche a me, nel senso, conoscendo anch'io Maurizio, e quindi è stato importante ascoltare quello che hai detto proprio a questo proposito, no? Rispetto a questo percorso che definiamo, o che a molti piace definire, di cambiamento. Io volevo proporre ad Adolfo un verso, cioè lo leggo in maniera atroce, però ci provo, di Szymborska, no? Il nome è difficile, non mi aiuta, che dice questo: sono quella che sono, un caso inconcepibile come ogni caso. Un criminale è quello che è, oppure ritieni che effettivamente ci sia la possibilità di cambiare, ma cambiare in meglio o in peggio? Beh, questo è un corso di criminologia, naturalmente. Assolutamente, almeno 600 ore ci vogliono. 600 ore, esatto. Brevi cenni sull'infinito, certamente. Naturalmente la scommessa di noi tutti è quella di pensare che noi tutti, al di là del fatto che siamo stati condannati o meno per aver commesso un delitto, possiamo cambiare. Prima di tutto, ecco, ciascuno di noi è inconcepibile. Io vorrei che questa parola risuonasse in tutte le persone che stanno seguendo, ascoltando, perché non so, io sono ormai decenni, prima con la giustizia riparativa, prima come criminologo, anche impegnato nelle perizie, poi con la giustizia riparativa e poi dal 2006, quando con Lorenzo Natali ho iniziato a lavorare sul tema delle cosmologie violente, che adesso stiamo, sul quale stiamo lavorando ulteriormente, ho incontrato l'inconcepibilità di ciascuno di noi, nel senso che
È sorprendente come al di là dell'inconscio, che mutuando il pensiero di Paolo Barone, che è un noto psichiatra e psicoanalista, noi definiamo appunto come i pali di una palafitta sulla quale poi ci ergiamo. Ecco, io studio, Lorenzo studia, i mediatori studiano tutto quello che sta sopra queste palafitte, i pali delle palafitte, e si cerca di fare che cosa? Di mettere le persone nella condizione di potersi concepire in un linguaggio che per loro sia significativo, perché io sfido chiunque delle persone che sono qui con noi oggi, e questo accade anche a me, perché appunto non si ricorda, ma non si può ricordare da soli alcuni passaggi. Occorre sempre un interlocutore per far entrare nella nostra trama narrativa il senso di chi siamo. E trovare questo senso è trovare un racconto che per noi possa essere credibile, cioè che ci faccia dire: ecco, questo sono io, questa sono io. Quello è il momento in cui, secondo me, ci si libera anche dal male, ma non perché il male non ci appartenga più, ma perché non siamo più appiccicati con quel male che abbiamo commesso. Perché possiamo rimanere come delle decalcomanie rispetto al male, fino a quando non troviamo, e qui sta quello che poi chiamiamo il cambiamento drammatico di sé, qui sta esattamente il momento in cui possiamo scollarci da quell'immagine che ci apparteneva, perché era un dialogo declinato su quella, principalmente su quel fronte. Per cui poi il male continuerà a essere un'opzione, una possibilità, per carità, questo senz'altro. Ma non sarà più quella voce, o l'unica, quasi l'unica voce che potevamo ascoltare, che ci orientava e che ci aiutava a risolvere dei conflitti. Ci sono allora ancora un paio di domande a testa che vorrei farvi, poi Lucia mi dice che ci sono un paio di domande arrivate anche da chi sta ascoltando e magari poi torniamo su quelle. Nicolò, tu fai l'avvocato, quindi lavori con le norme, cercando anche di dare un senso logico a delle cose, no? Nello stesso tempo, oltre a questo, insomma, anche nel momento in cui hai scritto questo libro, ti avvicini a chi i disordini invece li gestisce proprio per professione, no? Serve in qualche modo essere mezzi ordinati e mezzi disordinati, almeno diciamo nelle proprie attività professionali, quindi questa avvicinanza con Adolfo, che appunto gestisce dei disordini, come ti sei sentito rispetto a queste due versioni di te? Microfono. Ecco, mi sentite? Sì. Ma in realtà non esiste, secondo me, una contrapposizione fra queste due cose. Non esiste per il semplice fatto che la vita è disordine.
Guarda, se posso, nella stessa pagina, sembra un caso, ma nella stessa pagina di Doninelli che leggevo prima, esattamente nella stessa pagina, si dice, perché è veramente molto bello anche questo libro, dice: il mondo produce, distribuisce grano, acqua, mele, pesci, malattie, bellezza, deformità in modo del tutto insensato. E ciò che chiamiamo il senso o l'ordine è qualcosa che abbiamo introdotto noi, una trama spuria nata dalla necessità di sopravvivere e di mettere un giorno in fila all'altro. Cioè, la vita appunto è disordine e vivere è cercare di dare un posto, un senso a questo disordine. E quindi tutto quello che ciascuno di noi fa nella propria vita quotidiana, nel proprio ambito, qualunque sia il proprio ambito, è cercare di dare un posto al disordine. Le norme, il diritto sono un tentativo di dare un posto al disordine, anche se in realtà in questi ultimi anni le norme, ecco, diciamo che non sono molto ordinate in se stesse, ma questo è un altro discorso. Quello che Adolfo fa tutti i giorni, attraverso il suo impegno nella giustizia riparativa in particolare, è cercare di dare un posto, un senso al disordine. La politica è cercare di dare un posto al disordine. Questo lo dice anche Manconi, che noi spesso citiamo nel libro e che ci piace molto. Dice esattamente così: la politica è dare un posto al disordine. Dare un posto al disordine, peraltro, era anche il titolo del primo convegno, nel 1995, sulla giustizia riparativa e sulla mediazione penale in Italia, attraverso il quale, non soltanto simbolicamente, nel libro viene raccontato, la giustizia riparativa entrò nel mondo di Adolfo. Me lo ricordo bene anch'io, perché lo presento anch'io a quel convegno. Il titolo appunto era dare un posto al disordine. Ma mi trovo molto bene, perché, ripeto, la cosa riguarda tutti noi anche qui. Dare un posto al disordine, giustizia riparativa, un filo rosso che, diciamo, lega molte delle persone che sono oggi presenti. E proprio su questo, perché la giustizia riparativa è uno, insomma, degli ambiti di attività tu, Adolfo, da molto tempo. Tratto dal libro, proprio testualmente: non importa se rei o vittime, al fondo i confliggenti sono e rimangono persone, per quanto appunto contrapposte da un conflitto. E ti chiedo se è proprio questo forse il compito più difficile di un criminologo, e forse di riflesso anche per un mediatore, cioè mostrare che l'altro è sempre una persona con qualità, difetti ed errori commessi, ma è comunque una persona come gli altri, come l'altro. Questo è il compito più difficile, e questo è diciamo il messaggio più difficile da far passare, secondo te? Ma direi di sì, o comunque uno dei più complessi, nel senso che lo vediamo tutti i giorni nel centro di giustizia riparativa del comune di Milano, e soprattutto in questo periodo la fatica immane che facciamo per mantenere alta la barra di questo postulato, definiamolo così. Non riesco a immaginare in questo momento quali possano essere gli scenari prossimi venturi, delle prossime settimane, dei prossimi mesi. E diciamo che si contrappongono due visioni in questo momento, semplificando. Quella di Grossman, che ha scritto questo articolo su Repubblica, che ho trovato quasi insopportabile, dove si pensa che l'arrivo del coronavirus ci sta cambiando tutti in meglio, perché tutti ci stiamo facendo delle domande che non abbiamo mai avuto il tempo e il modo di farci, e soprattutto
sapremo mutare, perché quando tornerà quella normalità, che non dovrà mai più tornare perché è stato il grande problema che ha accompagnato e prodotto tutto questo, noi saremo diversi. E dall'altra invece quelli che sostengono che siamo vicini, come dire, a esplosioni di violenza come è accaduto per esempio in Cile, senza riferimento al coronavirus, ma perché tutto quello che sta accadendo adesso, cioè tutta la violenza, l'aggressività è sotto traccia, ma nel momento in cui torneremo, appunto, usciamo dall'urgenza della pandemia, e quello che esploderà sarà la crisi economica, torneremo a essere homo homini lupus. Perché dico questo? Perché quando è che riusciamo a vederci persone, gli uni con gli altri? Ecco, io credo che entrambe queste letture siano, una è millenarista e l'altra non oserei definirla buonista, ma comunque poco ci manca. Io ho imparato nel corso della vita che io stesso posso shiftare, scusate la parolaccia, verso uno o l'altro di questi atteggiamenti, per non dire comportamenti, ma atteggiamenti interiori. Quello che davvero ci aiuta a evitare di cadere in visioni idealizzanti o catastrofiche o di diventare poi veramente attori collettivi di mostruosità è la presenza sempre del terzo, di un terzo significativo. Noi abbiamo imparato in questi ultimi decenni della storia che laddove abbiamo conflitti epocali, penso al Sudafrica, penso alla Colombia, dove in questo momento è rivolto tutto il mio cuore e il mio desiderio di essere lì con loro, come ho avuto la fortuna con Roberto Cornelli di esserci. Sono tornato da poche settimane, stavamo facendo un lavoro incredibile, importante perlomeno, con questi magistrati della giurisdizione speciale per la pace, per costruire tutti insieme la consapevolezza che appunto riusciamo a mantenere lo sguardo sugli altri come persone se ogni volta c'è un terzo significativo che ci aiuta a farlo. Quando questo terzo viene meno, noi possiamo perderci ancora in quei terribili labirinti che sono quelli di farci rovesciare il nostro linguaggio, di farlo evaporare nel linguaggio del male o nel linguaggio dell'idealizzazione, che non servono a nessuno. A noi quello che serve è avere la possibilità di entrare in contatto con gli altri sapendo ogni volta quali sono i confini che appunto ci fanno dire questo sono io e questo sei tu, perché anche tu sei un soggetto di esperienza come sono io un soggetto di esperienza, e quindi solo per questo vali. Solo per questo, qui poi è inutile citare la Costituzione e la dignità,
richiamata dalla Costituzione, ma quelle sono parole sacrosante che devono essere però accompagnate da esperienze esistenziali. Qui torna ancora la tua domanda sul corpo e sui dispositivi, perché fino a quando io non so col corpo vivere quell'esperienza in cui penso che tu sei un soggetto di esperienza come lo sono io, beh, posso entrare in un supermercato e dare fuoco a tutto quello che c'è, cercando di razziare tutto e di calpestare anche le persone che mi stanno davanti o di dietro per portare a casa qualcosa da mangiare. E questo è una tragedia, perché non terrà conto del fatto che tutti saremo, come dire, persone che vivranno quell'esperienza e magari in quel momento. E chiudo appunto dicendo che ho avuto un filo diretto col Cile nel momento in cui sono nati quei disordini, che sono nati dalle diseguaglianze terribili che c'erano in quel paese. Ho degli amici carissimi che stanno là e altri che erano là in Cile, e proprio la loro testimonianza più diretta è stata quella di rendersi conto che nessuno capiva che agendo in quel modo stava cancellando se stesso prima degli altri dalla possibilità di pensare collettivamente, e troppe volte ci accade questo, e quindi lo spazio della terzietà è quello che ci restituisce questa, di una terzietà che riteniamo ovviamente credibile, cioè deve essere legittima, credibile, altrimenti non esiste neanche la terzietà. Grazie. Allora, qui ogni domanda e ogni risposta ne chiama una ulteriore. Io ne ho ancora veramente due flash, per ognuno di voi, e poi do la parola a Lucia per un paio di domande che sono arrivate da chi sta seguendo questa presentazione. Nicolò, scrivendo questo libro è anche vero che, insomma, vi siete avvicinati, anche tu ti sei avvicinato a storie terribili, e quindi, diciamo, evoco una parola semplice ma complessa allo stesso tempo, che è la paura. Di che cosa hai paura nella tua vita quotidiana? Ma intanto c'è quel frammento mio che tu stesso richiamavi prima, sulla fragilità, la fragilità di ogni cosa, perché tutto sempre può crollare, può venire giù da un momento all'altro, sempre. E questa è una consapevolezza che dobbiamo avere, secondo me, e anche una paura, appunto, il fatto che tutto possa crollare sempre. E lo vediamo, come dicevo prima, proprio in questo tempo che stiamo attraversando, e non a caso, infatti, tutti abbiamo paura. E poi, oltre a questo, l'ho chiesto ai miei figli l'altro giorno, che sono piccoli, uno ha 10 anni, mio figlio 10 anni, mia figlia 8, l'ho chiesto a entrambi, cioè ho chiesto, ma avete paura di qualcosa? Di cos'è che avete paura? Ed entrambi mi hanno risposto la stessa cosa, e cioè ciascuno dei due ha detto, ho paura di aver paura. Probabilmente questa è la più grande, vera paura che ho e che tutti, secondo me, abbiamo. È quella paura che non ci abbandona mai, insomma, al di là dell'età. Adolfo, l'ultima cosa a te. Hai parlato, appunto, ci hai fatto vedere degli scenari futuri, no? Il futuro che come tempo porta con sé l'incertezza. Io vado invece per darti magari un po' più di tranquillità, per placare delle ansie rispetto all'incertezza, vado sul tuo passato. C'è qualcosa che come criminologo non rifaresti? Intendi come attività, nella mia attività professionale? Sì, che come criminologo, diciamo, un attimo dopo ti sei detto, ma forse questa cosa qui non andava fatta, o andava fatta in modo diverso.
Ma in un certo senso tutto, ogni volta è in discussione. E qui cito proprio una frase bellissima che c'è nel libro dell'incontro, è una frase di Guido Bertagna, che non è firmata, perché chi conosce quel libro sa che c'è una parte iniziale che riguarda le voci, alcune sono firmate, altre no. Non è firmata quella di Guido, però gliela attribuiamo, non è che stia svelando chissà che cosa, e dove dice: se avessi sbagliato tutto nella mia vita. E lì invece, appunto, viene sempre a soccorrerti un certo tipo di consapevolezza. Ogni momento, e questo lo sanno le persone che lavorano con me, io devo dire che me la gioco tutta. Me la gioco tutta ogni volta, perché penso che ci siano persone che si mettono in gioco e che stanno lavorando appunto per darsi delle risposte a dei pensieri difficili che non riescono ad arrivare. Me la gioco con la mia sensibilità, me la gioco con cercando di veramente immaginare chi può essere un'altra persona a partire dal suo punto di vista. E mentre faccio questo lavoro, ogni volta sono terrorizzato, perché ogni parola può essere l'inizio o viceversa un dardo nel cuore del tuo interlocutore. Quindi diciamo che è un atteggiamento che si rinnova in ogni dove e in ogni quando. In particolare, e lo descriviamo nel libro, c'è stata la volta in cui ho avuto più, sono stato più terrorizzato di aver fatto tutto questo, è stato con Alberto Savi della Uno Bianca. Perché quella volta ero con Federica Cantaluppi e a lavorare diciamo sulla comunità fantasma di Alberto Savi, e mi ricordo di essermi spinto troppo in là e veramente avevo azzardato delle cose che forse avrei fatto bene a tenere per me. Però per come è andata a finire poi c'è scritto nel libro e lo lascio ai lettori. Grazie. Allora io chiamo Lucia adesso, che aveva, siccome ci stiamo avvicinando alla fine, anzi abbiamo già sforato un po', ma sono state dette cose molto interessanti, però volevo sapere da lei se è arrivata qualche domanda. Io ne avrei una proprio finale da fare, che porgerò poi appunto dopo che Lucia ci avrà detto, se ci avrà detto quello che i nostri, insomma, chi ci sta seguendo ha eventualmente chiesto. Allora, grazie, sì. Abbiamo ricevuto in realtà tante domande, soprattutto negli ultimissimi minuti, quindi visto che abbiamo sforato molto, chiedo scusa a tutti quelli che non potrò recuperare come domande, perché appunto stiamo un po' stringendo con il tempo. Faccio la domanda di Antonia, ve la leggo testualmente. I greci usavano la tragedia come strumento di catarsi, purificazione dalle pulsioni malvagie. Ritenete che la fiction, e in particolare alcune serie televisive di grande successo incentrate su personaggi negativi, possa avere la stessa funzione ai nostri giorni, o invece si traduca in un'esaltazione dei criminali, accusa rivolta per esempio alla serie Gomorra, con conseguenze deleterie soprattutto sui più giovani? Chi è che deve rispondere?
è rivolta a tutti e tre, quindi a chi viene una risposta istintiva, diamo il via. Vedo che Carlo ha chiuso il microfono. Nicolò, vuoi cominciare tu? Ma come vuoi, diciamo entrambi. Ma io dico solo una cosa. A parte il fatto che io sono un pessimo fruitore di fiction e televisione, perché io non guardo le fiction, non guardo le serie. Non so, per cui ne so, parlo un po' senza vera cognizione di causa. Penso che la differenza la faccia, come in qualunque cosa, il modo in cui si fanno le cose. E quindi esistono le cose fatte bene, le cose fatte male, le cose belle, le cose brutte. Cioè non esiste, secondo me, una risposta valida una volta per tutte. Cioè un film è catartico o non è catartico perché un film può svolgere una funzione catartica oppure al contrario svolgere una funzione negativa. Può anche svolgere, secondo me, una funzione catartica se il film è fatto bene, se parliamo di un film, non la svolge o svolge una funzione negativa se il film è fatto male. Penso che, per quanto mi riguarda, io la vedo così. Sono, guarda caso, sono d'accordo con Nicola su tantissime cose, vorrei aggiungo ovviamente qualcosa. Prima di tutto invece sono abbastanza un fruitore di serie TV, anzi in questo momento ne sto guardando una meravigliosa che non ha niente a che fare con questi temi, che si intitola Stiesel su Netflix ed è la storia soprattutto incentrata su un padre e su un figlio che sono due ebrei ortodossi a Gerusalemme, e sulla storia degli ebrei ortodossi di Gerusalemme, che è un mondo totalmente nascosto. E con Carlo abbiamo un grande interesse per tutto il mondo ebraico. Detto questo, per rispondere ad Antonia più compiutamente, per quanto mi riguarda, la differenza fondamentale, Antonia, è che la tragedia era un rito collettivo, era un rito dove le persone condividevano insieme una, e la catarsi era una catarsi collettiva, insieme l'attraversamento di un mito e l'attraversamento appunto della tragedia stessa. Quindi si creava anche un pensiero collettivo o comunque questa esperienza non individuale. Noi siamo da soli di fronte appunto a quello che vediamo. E qui poi mi ricollego a quello che diceva Nicolò. Naturalmente tutto quello che noi vediamo interferisce con il nostro mondo simbolico, il nostro pensiero e con i nostri orientamenti valoriali, eccetera. Io, ecco, in particolare Gomorra ho smesso di guardarla dopo la prima stagione perché non è che la trovi antieducativa, la trovo disgustosa. La trovo disgustosa proprio nella sua, per come è posta, per come è fatta, perché cerca di catturare solo ed esclusivamente il peggio del peggio del peggio. Questo qui mi sto lasciando andare un po', come dire, anche con il linguaggio, con il rigore del giudizio, eccetera, ma dico proprio quello che sentivo fisicamente quando la guardavo. Non ho voglia di vedere niente di disgustoso. E è sempre importante che ci sia, come dire, uno sguardo capace
di illuminarci su quello che siamo e che potremmo essere, e lì non l'ho trovato. Per il resto abbiamo bisogno di grandi riti collettivi che possano appunto accogliere il male riflettendo collettivamente su quello che il male è. Abbiamo delle liturgie religiose che però appartengono a chi decide di entrarci, e invece abbiamo bisogno sul piano laico di questi spazi. Una cosa a proposito di quello che diceva Nicolò, fatto bene, fatto male, mi sembra che uno degli ultimi film che abbia fatto discutere in questo senso sia stato Joker, in cui qualcuno ci ha trovato la spiegazione del male in maniera proprio causale, e alcuni altri invece non ci hanno trovato assolutamente nulla, no? Quindi in questo senso forse si può leggere che cosa una cosa fatta bene o male lascia nelle persone che la guardano. Nicolò, ti venivano altri pensieri su questo? No, mi rendo conto che poi dire tutto è fatto bene, distinguere fra ciò che è fatto bene e ciò che è fatto male vuol dire tutto e niente, perché, e qui mi ricollego io a mia volta quello che diceva Adolfo, perché poi tutto ciò che vediamo, che leggiamo, che viviamo risuona all'interno di ciascuno di noi in modo diverso, ma questo è fin troppo ovvio. Io penso in generale, per una mia sensibilità, che sia fatto, trovo fatto bene ciò che molto in linea di massima, in linea di principio, trovo che sia fatto bene ciò che non ha la pretesa di spiegare le cose. Io non ho visto Joker, tra l'altro, ma ecco, non hai perso molto. Ciò che ha la pretesa appunto di spiegare le cose, secondo me, tradisce poi quello sguardo un po' supponente, dal quale invece secondo me dovremmo star lontani. Adesso volevo rivedere in questi giorni, ce l'ho qui tra le cose da fare, volevo rivedere L'Odio, che è un film bellissimo di tanti anni fa, che è tantissimi anni che non guardo più, che mi ricordo come un film meraviglioso, proprio anche nella sua, nel suo descrivere le cose, senza spiegarle e quindi senza giudicarle. Ecco. Grazie. L'ultima, il flash proprio per il nostro professore. Non c'erano altre domande da parte di Lucia? Non c'è tempo. Allora, di domande ne sono arrivate moltissime. Ringrazio tutti per gli stimoli che hanno dato. Cercheremo di rispondere ex post via email, quindi invito di quelli che ci hanno fatto una domanda via chat di mandarcela via email al nostro indirizzo. Lascio a Carlo il suo ultimo flash e poi chiudiamo, perché siamo andati molto oltre. Grazie. Sì, il flash era questo per il nostro professore, allora, che insomma custodisce delle storie importanti, no? Incontra sofferenze indicibili, corpi violati dal male, ma come si dorme la notte? Come si dorme la notte? Io paradossalmente molto più durante il giorno che sento la presenza, a volte anche il fiato, a volte gli sguardi, a volte le parole, a volte il terrore che persone... Qui appunto lo condivido con altre persone che ci stanno seguendo, sulle quali, con le quali abbiamo lavorato, possano fare del male a se stessi o fare del male a altri, perché quello naturalmente poi mi toglierebbe il sonno. Ma anche molto di più che il sonno. C'è questa infinita fiducia sul fatto che noi siamo migliori delle nostre peggiori azioni, mi fa poi credere che se questo investimento c'è stato, io abbia anche il diritto di dormire. Per cui il sonno
lo trovo e se lo perdo è per motivi molto più banali, tipo, non so, una sconfitta dell'Inter, il che non è infrequente, ma invece di giorno sono scosso terribilmente. Nel libro ne parliamo abbondantemente di come ritornino le figure che hanno avuto la possibilità di scuotere emotivamente e intellettualmente la mia vita, perché le persone molte volte non si rendono conto, e qui chiudo, che raccontandoti quello che ti stanno raccontando stanno mettendo a seria, cioè veramente sotto stress, anche la tua capacità di comprendere te stesso, perché la potenza di certi racconti fatti dal vivo in un ambiente protetto è proprio quella, cioè di far vacillare il tuo corpo e la tua anima rispetto a quello che ti sembravano essere delle stelle fisse nell'universo, perché lo senti proprio vibrare dentro. Se è così per te, come posso io essere immune da tutto questo? E lì è il momento più tragico. Poi se l'Inter vince, dormo. Certo. Grazie Adolfo, grazie Nicolò, davvero. Allora io, il diavolo mi accarezza i capelli, questo peso non so se ha una cura, ma quantomeno insomma questo libro può essere un compagno che ci tiene occupata qualche ora e qualche pensiero. Lucia. Ringrazio anche io tutti di aver partecipato, vi ricordo appunto se avete domande e tutte quelle che non siamo riusciti a recuperare di mandarcele via email, e ringrazio gli autori e ringrazio Carlo, sicuramente ci avete dato degli spunti per delle riflessioni significative da fare in questo tempo sospeso, come diceva Carlo all'inizio. Ringrazio e vi saluto. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie. Grazie a voi. Dell'attenzione.